Grazie per essere qui stasera, è una bellissima serata, vi volevo proprio ringraziare e io volevo presentare ognuno di loro perché noi siamo una squadra e lavoriamo sempre con ritmi come i burattini. E Cesare Maurizio Barone, Maria Giovanna Cunzolo, Nicolò Vaccaro, Maria Paola Frazzetto, Luciano Frazzetto, Pia Sottosanti, Antonio Marcianò, Claudio Sinagra, Totò, lo conoscete tutti, quindi. Totò, Samuele Grasso, grazie. Volevamo fare dei ringraziamenti, allora, prima di tutto Don Luca Berretta, poi il Comitato dei Festeggiamenti di San Benedetto. Per quanto riguarda la scenografia e quanti hanno collaborato, Salvo Liggeri, Nelina Zafarana, Giuseppe Amato, Nella Maggiore, Valentino Sottosanti che ci ha dato una mano al service, per gli abiti, la Casa Museo Dambone di Danilo Dambone, Audio e Luci, Fonica Service di Palazzo Lacreide, Trucco Anna Maria Corsaro, parrucchiera Margherita Cavalli. E poi vai. Si ringraziano inoltre Blue Fantasy di Ferranti Caruso, Orme di Salvatore Lopresti, Banca Mediolanum, Credito Coop Cappachino, Banca Agricola Popolare di Ragusa, Supermercati Crai di Simona Passarello, Lavorazioni in Marmi e Graniti di Francesco Vitali, Farmacia Dottori Pallacino Alessi, Comunità Alloggio per Anziani Sara, Guzzone Centro Revisioni, Flori Center di Compagnino Giuseppe, Fratelli Vitali, Marmi, Graniti e Ceramiche di Giampiero Vitali, Odissea Abbigliamento di Luciana D'Amato Scordia, Tutta Frutta di Luigi e Letizia, Ditta Fratelli Trebbi e Figli, Ditta Eredi Formaggio Giuseppe, Unipolsai Assicurazioni di Maggiore Salvatore, CFR Sistemi Elettrici Integrati, Alfer di Gaetano Canizzaro e di Sciandrano Paolo, Officina Santo Gulinello. Io vorrei un applauso speciale per una persona che lo è, ci ha seguito, e il testo è di Salvatore Paolo Garufi, drammaturgia di Enrico Guarneri, e voglio che il professore salga sul palco, grazie. Microfono. Aspetta. Stanno portando il microfono, stanno portando il microfono. L'applauso è a tutta la città, a questa meravigliosa città ricca di storia, di bellezza, di arte. Vorrei che tutti noi ne fossimo degni. Quindi un grandissimo applauso a Militello e continuiamo insieme. Grazie, Militello. Ci vediamo, 7 luglio.